Allora, dunque, il coraggio. Quando pensiamo al coraggio nel nostro campo, che è quello della musica, pensiamo all'idea di avanguardia, ma soprattutto a un'altra cosa. Allora, mi veniva in mente un vecchissimo libro che si chiamava Il ramo d'oro, in cui c'era un antropologo di nome Fraser, narrava di un vecchio rito che si svolgeva nel bosco di Nemi, vicino a Roma, in cui per tradizione c'era un re in questo bosco e a un certo punto, dopo quando il re si era fatto vecchio, arrivava un pretendente, lo uccideva e diventava il nuovo re. Ora, di questo avrebbe bisogno la musica, non di violenza fisica, ma della violenza delle idee, che oggi invece è un po', come dire, un po' ramenga. Tra l'altro il ramo d'oro era quel libro per capire anche la potenza del mito. Se vi ricordate Apocalypse Now, te lo ricordi? Me lo ricordo. Dove c'era Marlon Brando, Kurz, che aveva ricreato nella giungla vietnamita una specie di bosco, era il re di quel bosco. Guarda caso, sul tavolo, se ci fate caso nel fotogramma, ha proprio il ramo d'oro di Fraser. Quindi, per questo, quando arriva Martin Sheen, lui in qualche modo è consapevole che deve essere ucciso. Perché così è la natura, così è la tradizione agricola da cui questi miti avevano origine. Allora, la musica avrebbe bisogno di questo. Oggi, questo è il problema, non c'è nessuno disposto ad ucciderla e per questo fa molta fatica a rinnovarsi. Ma in passato, e questo che oggi racconteremo brevemente, molti, e fateci caso, ogni volta che la musica ha avuto di enormi salti evolutivi, dirompenti, rivoluzionari, c'è stato qualcuno disposto ad ucciderlo. Voi è probabile che il personaggio lo abbiate sentito nominare di sicuro un sacco di volte. John Cage è un musicista d'avanguardia, definito musicista forse abbastanza poco, ma insomma pensate che quasi tutta la musica che voi ascoltate oggi deve qualcosa a lui, perché, come ha detto Gino, negli anni 50 lui è arrivato, un lunghissimo percorso ovviamente, e ha fatto qualcosa che gli altri non avevano mai fatto prima. Ha, con enorme coraggio, messo in scena qualcosa che noi tutti conosciamo per primi e ha chiesto agli ascoltatori di avere lo stesso coraggio, cioè non soltanto il coraggio del musicista che adesso vedrete in scena, mettere, eseguire quest'opera straordinaria, si chiama 4:33, il nome è dovuto alla durata del pezzo, ma il pezzo non ha, come dire, non ha musica, non ha suono, è silenzio allo stato puro, quindi il coraggio dell'esecutore, il coraggio del compositore, ma soprattutto il coraggio di gente che si mette ad ascoltare una cosa come questa. And now a performance of John Cage's 4:33. Please welcome our soloist, William Marx. Ora, questa composizione va avanti per 4 minuti e 33, ma il problema è che quello che John Cage ci dice è che dobbiamo avere coraggio nel provare ad ascoltare la musica con orecchie diverse. Noi oggi siamo circondati dalla musica, ascoltiamo musica dalla mattina alla sera, anche quando non vogliamo, c'è musica dovunque, supermercati, ascensori, la radio, ma è sempre la stessa musica, non c'è mai nulla che in qualche modo ci sorprenda, qualcosa che ci porti a pensare in un'altra maniera, anzi noi chiediamo alla musica che ci faccia pensare il meno possibile ed è un peccato mortale. Cage, dicendo che tutto è musica e costringendoci a vedere un signore fermo davanti a un pianoforte, ci fa pensare a tutto quello che è possibile fare, a quello che noi proviamo, a quello che ci accade dentro in 4 minuti e 33 della nostra vita, e pensarci su, in fin dei conti, è un grande atto di coraggio. Allora, dunque, Cage però, anche a suo modo, ma veniva dal mondo accademico, dal mondo della musica contemporanea, in cui comunque in quegli anni la violenza delle idee era, come dire, portata come in modo quasi naturale. Ma la cosa più straordinaria, che forse ci interessa di più, è quando questi gesti, questi momenti, sono avvenuti invece nel campo della musica popolare, cioè quella che teoricamente per sua
per sua vocazione, per sua destinazione, destinata a più gente possibile. Allora, se Cage aveva proprio ucciso la musica in modo assolutamente radicale, cioè addirittura teorizzando la sua assenza, ma guarda caso, proprio in quegli anni la musica cominciò a cambiare vorticosamente, simbolicamente, proprio nel momento in cui Cage faceva quello, nasceva il rock and roll e cominciarono a accadere delle cose. Poi negli anni 60 arrivò un signore che si chiama Bob Dylan, il quale, insomma, se proprio dobbiamo pensare al coraggio in musica, direi che forse come Dylan non c'è mai stato nessun altro, comunque pochi altri. Dylan ebbe avuto più volte coraggio, ha avuto più momenti di estremo coraggio, ma anche per una certezza, questo aiuta gli artisti, quando il coraggio si abbina molto bene alla visione, cioè al fatto di avere la certezza che quello che devi fare è quello e non ci sono altre possibilità, almeno per te, di fare qualcosa di diverso. Dino questa cosa ce l'ha avuta per molti anni, ispirato in modo quasi sovrannaturale. Sta di fatto che a un certo punto lui, dopo aver già rivoluzionato la tradizione folk e aver cominciato a insegnare a un sacco di gente nel mondo che fino a quel momento pensava che la musica pop fosse una cosa da ballare, su cui divertirci, su cui costruire storielle d'amore, che invece si poteva anche solo ascoltare, si poteva passare anche alla musica pop all'ascolto puro, cioè le sue canzoni chiedevano di essere ascoltate e basta, non di essere ballate o altro. Ma non pago di questo, mise nei testi, in alcune strutture che sembravano folk, testi assolutamente visionari, pensate a Tambourine Man per esempio, che forse è la più visionaria di tutte, ma a un certo punto le fece un atto ancora più dirompente. Fece un atto dirompente perché andava a raccontare a un pubblico che il mondo era cambiato attraverso una canzone. Provava a spiegare, senza spiegarlo, con un discorso, con la retorica, ma semplicemente imbracciando uno strumento completamente diverso da quello che aveva imbracciato fino a quel momento, dalla chitarra acustica alla chitarra elettrica, dal suono placido del folk a quello elettrico del rock, andava a spiegare al pubblico che voleva essere solo tranquillamente confermato nelle sue certezze alternative. Siamo il pubblico dei duri e puri della musica folk, pensiamo al popolo americano, al cambiamento, siamo impegnati. Gli andò a dire: signori, siete dalla parte sbagliata, perché il mondo si è già spostato, è già altrove. E lo fece così. Questa cosa, che forse è stata definita poi col tempo lo psicodramma più violento, più forte che c'è stato nella storia del rock, perché lui andò a fare questo al Festival di Newport, dove proprio il luogo, uno dei luoghi in cui era stato visto e incoronato come il messia, il nuovo messia della musica folk che tutti aspettavano, con la sua chitarra e la sua armonica a bocca, e andò proprio lì nel 65 a sconvolgere anche quello, cioè, ma non a caso andò a farlo lì, nel tempio della musica folk, in quel momento, e fu fischiato, capite il coraggio? Lui forse se lo immaginava che non l'avrebbero preso bene, ma ormai aveva deciso, doveva fare il folk elettrico, e quella era la strada, e che quella fosse la strada lo sappiamo bene, visto che da quel momento si può dire poi che sia nato veramente il rock in tutte le accezioni che gli diamo oggi. Allora, ascoltare la musica significa poter immaginare che il mondo non sia esattamente come noi immaginiamo che sia, non è esattamente quello che ci viene raccontato. Ascoltare la musica significa poter aprire gli occhi su una realtà completamente diversa. Ascoltare la musica e non soltanto consumarla può cambiare la vita, una singola vita, probabilmente non tutte le vite e non tutte insieme, perché non tutti ascoltiamo le cose allo stesso modo, ma certamente ognuno di voi ha avuto un momento in cui una canzone, un brano, qualcosa ha spostato il vostro modo di vedere le cose. Lo facciamo sempre di meno, lo facciamo sempre più abitualmente, cioè consideriamo che la musica sia qualcosa che è con noi, ma alla fin fine cambia poco nelle nostre vite. Non era così, non è così. Pensate quando nel 1966 i Beatles, che erano la band più famosa del mondo, nulla di paragonabile alle Rihanna di oggi o agli One Direction, molto ma molto. Adesso scusa, siccome l'audio non riesce a partire, lo canto io. Dovresti fare il Like a Rolling Stone tu, allora, scusa, ma lo devi fare. Sì, ancora posso cantare Like a Rolling Stones, mi risulterà molto difficile farvi ascoltare il pezzo che avremmo dovuto e che forse, se la fortuna ci assiste, proviamo a farvi sentire subito dopo. Sì, perché la cosa più ancora più clamoroso, Dylan veniva da questa tradizione folk comunque, decise che la grande poesia
americana, così poi fu salutato dai più attenti in quel momento, da Ginsberg e dagli altri, poteva diventare musica ed entrare nei jukebox. Ma parlando di coraggio, allora pensiamo ai Beatles, ecco, sono l'emblema, a volte secondo me erroneamente pensati come l'emblema della musica pop più piacevole, più gradevole, sono anche quello, intendiamoci, ma i Beatles hanno avuto un coraggio di fronte al quale quello di Dylan è quasi nulla, nel senso che i Beatles a 23 anni avevano fatto già un successo planetario. Quando e facevano, ne parleremo stanotte. Coraggio dei Beatles ne parleremo a lungo stasera alle officine di Cantelmo per chi vorrà venire, alle 10:30, ma lì la grande magia dei quattro Beatles era nel non accontentarsi mai. Cioè, in fondo, quando avevano fatto She Loves, che credo sia tuttora il singolo più venduto della storia della musica, nel 63, poi nel 64, pezzi a raffica, successi continui, a quel punto per loro è ok, dovevano andare avanti, anche a rischio di perdere quel successo. Oh, questa volta c'è, fantastico. Allora, provate a pensare che siete nel 66, 40 e passa anni fa, e oggi se le radio ricevessero un singolo del genere sicuramente non lo trasmetterebbero perché lo riterrebbero troppo difficile. Allora, questa è quella che chiamo la violenza delle idee, appunto, cioè il coraggio di fare qualcosa che per proprie ragioni interiori è la cosa giusta, al di là del fatto che possa piacere. Per chi è alla mia età o vagamente se lo ricorda, adesso è difficile ricostruire l'effetto che fece quel pezzo allora, perché poi la musica, questo pezzo l'ha talmente metabolizzato, l'abbiamo riascoltato in mille altre musiche, ma quando uscì, letteralmente, non l'abbiamo capito. Cioè, ne eravamo affascinati, ma c'erano altre canzoni in quel disco che invece erano più comprensibili, più facili. Questo era il finale. Finiamo questo disco con questo pezzo, che intanto è un pezzo modale, pensate un po', nella musica pop, un pezzo fatto con un solo accordo, cosiddetto orizzontale, sovrapposizioni, cosa la rovescia, le voci, le parole del libro tibetano dei morti, è una roba che nella musica pop non si era mai vista, per cui addirittura per capire e metabolizzare un pezzo così ci voleva qualche mese, pensando al consumo frettoloso di oggi. Il passo successivo, l'ultimo degli esempi che però vi andiamo a fare, è una cosa che potremmo praticare quasi quotidianamente, non nel modo esatto in cui lo pratica Jimi Hendrix, in cui lo vedremo, però l'idea di Hendrix a Woodstock, quindi nel momento più grande in cui la cultura alternativa giovanile dimostrava che un altro mondo era veramente possibile, praticabile, arriva sul palco di Woodstock e suona l'inno degli Stati Uniti d'America. In una condizione normale, in pieno della guerra del Vietnam, tutti avrebbero immaginato un forte lancio di pomodori, ma Hendrix prende il pezzo e lo fa diventare qualcos'altro. Spiega ai ragazzi, spiega a noi, di sicuro a me, di sicuro a Gino, che meno male vedendo questo abbiamo anche cambiato il nostro modo di agire o di pensare. E prendete una cosa e con coraggio fatela diventare quello che voi volete che sia. Non è detto che quello che trovate tutti i giorni vi possa piacere, magari è l'inno americano, è l'inno del vostro paese, prendetelo e fatelo diventare un'altra cosa. Questa è l'invenzione pura, cioè prendo l'inno americano, ripensate Apocalypse Now che citavo prima, e sentite le note, già piano piano comincia a distorcere, cioè l'inno americano, non era una roba da poco in quel momento, lo comincia a fare a pezzi, a sbriciolarlo, non solo, ma a un certo punto, e questa è la cosa che ancora oggi l'ho sentito 1,5 milioni di volte, ma continua ad emozionarmi e che poi diventa la mimesi di un bombardamento in Vietnam, cioè l'inno americano diventa il colpevole della morte dei vietnamiti, che è una cosa gigantesca. Pensate che coraggio a farlo nel 69.
Insomma, andiamo a chiudere dicendo, come dire, una cosa abbastanza ovvia. Noi dobbiamo cambiare il modo di ascoltare la musica. Se noi cambiamo il modo di ascoltare la musica, se abbiamo il coraggio di ascoltarla in maniera diversa, sicuramente arriverà musica migliore. E se arriva musica migliore, il mondo cambia ed è migliore. Non ci sono dubbi, e non è che stiamo dicendo una cosa retorica, perché il mondo passa fasi migliori quasi naturalmente, ci sono corsi, ricorsi, ma dipende da noi, non da nessun altro. E ascoltare la musica non è una cosa così piccola, una pratica così inutile, è una cosa che facciamo tutti i giorni e che fa parte della nostra vita quasi come il respiro. E quello che diciamo sempre, da noi vengono un sacco di ragazzi che vogliono fare i giornalisti e li scoraggiamo, tantissimi che vogliono fare i musicisti e li incoraggiamo, ma diciamo sempre loro: fatevi avanti come il nuovo re, ma per farlo dovete andare lì nel bosco a uccidere il vecchio re che è in carica. Grazie. Ciao a tutti.